Buongiorno ragazzi, oggi inizio un esperimento di 5 giorni in cui provo questo 5HTP di Nature Can. Ci sta alcuna ricerca scientifica a supporto, quindi abbastanza promettente, e voglio proprio vedere come mi sento. Questo è il primo giorno appena aperto, mi faccio una dose e mi farò una dose per i prossimi 5 giorni e analizziamo un po' il tutto, sia in pratica con me stesso che dal punto di vista scientifico studiando un po' di ricerca. Vediamo come va, sono curioso. Mi è caduta una pillola. Le pillole fanno quello che vogliono. La faremo tre pillole insieme? Andate. Sono curioso, amore. Vedremo come va. In teoria dovrei sentirmi già meglio. Vediamo un po'. E negli studi sembrerebbe meglio consumarla con un pasto. E quindi io lo sto facendo col pasto pre-workout, con questa cookie dough e con mezza mela. E vediamo quanto felice mi sento durante l'allenamento. Magari non riuscirò a smettere di ridere o di sorridere. Vediamo un po'. You wanna know this well. Day 2. Abbiamo questo 5HTP anche oggi. La cosa da notare è che nella ricerca scientifica il dosaggio consigliato è sui 300 mg o più per una dose clinica giornaliera. Se noi andiamo a vedere questo prodotto di NatureCan e vediamo la dose, qua c'è scritto che per due capsule sono 80 mg. E effettivamente si può dividere una dose più volte nella giornata, di conseguenza potrei fare due o tre volte quello che è consigliato qua come dosaggio e prendere quindi due capsule due o tre volte al giorno, oppure come preferisco fare io per essere sicuro di notare alcuni benefici è di fare uno stack e quindi metterò insieme non due capsule ma quattro capsule. E questa è una cosa importante, perché se anche voi volete prendere questo prodotto considerate che è un tantino sottodosato rispetto alla ricerca scientifica, quindi potrebbe durarvi meno di quanto c'è scritto, diciamo, qua sul contenitore. Dice 30 giorni, ma secondo me effettivamente potrebbe durare una decina di giorni se lo prendete in dose raccomandata. Facciamo 4 per ora, come al solito. Appoggio qua, posizione strana. E vediamo un po'. Io mi sono appena svegliato, vediamo come mi sento fra un'oretta magari. Vediamo come va anche in termini di lavoro, se sono più produttivo, se sono più felice mentre lavoro. Sono curioso, mi sono appena svegliato, quindi vedremo. Vedremo un po'. Ok ragazzi, siamo al terzo giorno, il day 3 di questa integrazione, questo esperimento con il 5HTP, e mi sono appena fatto un'altra dose, quindi ho preso 4 capsule che dovrebbe essere un totale di 160 mg di 5HTP, che è un pochino sotto le dosi raccomandate negli studi scientifici, ma dovrebbe essere sufficiente per vedere degli effetti. E mi sto facendo accanto una mela e prendo questo momento per dirvi un pochino come agisce anche il 5HTP in termini non strettamente di riduzione dell'appetito, bensì aumenta la sensazione di sazietà quando viene preso con un pasto. Quindi come integratore, per chi è a dieta e soprattutto per chi vuole perdere peso, sembrerebbe ottimo consumarne una dose insieme ad un pasto per aumentarne la sazietà, ok? Se lo prendi durante i pasti questo effetto sembra essere minore, perché appunto non è che riduce attivamente la fame, la sensazione di fame, bensì aumenta la sazietà quando ne mangiamo. Quindi ogni volta che la prendo provo ad abbinarci qualcosina anche di piccolo, che sia una mela, e dovrei sentirmi un pochino più sazio. Lo sto facendo, ripeto, in questo esperimento ci potrebbe essere appunto il placebo perché ho studiato tutta la ricerca, però a me sembra di sentirmi effettivamente più sazio anche con dei pasti più piccoli, ma vi terrò aggiornati. Quarto giorno e mi sono accorto che non ho ancora parlato dei benefici scientifici e teorici del 5HTP. In primis è considerato un nootropic. Un nootropic non è altro che uno stimolante del cervello, della concentrazione, quindi è ottimo per chi ad esempio è studente, deve lavorare, o un lavoratore che deve stare in ufficio. Se devi fare deep work, quindi lavoro in cui sei preso intensamente, il 5HTP dovrebbe aiutarti a focalizzare, proprio perché è un nootropic. Il secondo meccanismo invece agisce come stress
reliever, quindi allevia lo stress, e questo è perché è un precursore alla serotonina, ok? E la serotonina è un ormone che controlla principalmente la felicità e la serenità. E 5-HTP, più alti sono le concentrazioni e i livelli, e più quindi stimola questo effetto di serenità e quindi riduce e allevia lo stress. E se noi andiamo su examine.com, che è letteralmente il sito che io utilizzo per tutti gli integratori per capire se c'è effettivamente ricerca scientifica oppure no, vediamo appunto nootropic, stress relief, altre funzioni, va direttamente ad impattare il mood, quindi l'umore, più serenità, più felicità, meno stress, e l'altra funzione primaria è appunto questo fat loss, che funziona tramite, come vi ho detto, la regolazione dell'appetito e l'aumento soprattutto di sazietà se lo prendete con un pasto. E questa è tipo la molecola scientifica, guardate che figata. E un'altra cosa da dire di fondamentale importanza è che, dato che agisce direttamente su, diciamo, un controllo ormonale dei livelli di serotonina, bisogna stare attenti. Se ad esempio tu stai prendendo degli antidepressivi o dei medicinali che ti ha dato il tuo dottore, allora assolutamente non prenderlo, consulta il tuo dottore, perché potrebbe avere degli effetti secondari e interagire, diciamo, in maniera negativa se stai prendendo appunto dei medicinali o degli antidepressivi. Quindi mi raccomando, attenzione a quello. Ok ragazzi, come vedete e come sentite, siamo arrivati letteralmente all'ultima dose del quinto giorno. E oggi è l'ultimo giorno, quindi mi faccio questa dose e poi vi lascio i miei pensieri su questi ultimi 5 giorni di esperimento del 5-HTP. Fra mezz'oretta, un'oretta, vi dico tutti gli updates e i miei pensieri. E allora, eccoci che siamo all'ultimo giorno e voglio un attimino fare una conclusione degli effetti che ho sentito con il 5-HTP e se te lo consiglio. Una cosa essenziale è da sapere che l'effetto placebo è un vero effetto, e io, avendo letto la ricerca scientifica prima, potrebbe essere che avevo già degli effetti in testa e di conseguenza si sono verificati. Quello è praticamente il placebo. A parte ciò, devo dire che la mia dose che ho preso prendendo questo prodotto era meno della dose consigliata negli studi clinici. Nei primi, ve lo assicuro, 2-3 giorni mi sentivo meglio, nel senso mi sentivo più felice, ero un pochino più euforico e mi sentivo anche molto bene in termini di concentrazione. Il giorno in cui l'ho preso prima di andare in palestra ero focalizzato e non avevo preso caffeina né niente, quindi sono abbastanza sicuro che l'effetto era isolato del 5-HTP. Era come se avessi preso, diciamo, un pre-workout, ero molto concentrato ed ero felice e euforico. Quindi devo dire che per i primi 2-3 giorni io ho notato veramente degli ottimi effetti. Negli ultimi 2 giorni invece devo ammettere che questi effetti sono stati meno pronunciati e forse il mio corpo già si sta abituando e mi serve una dose più alta. Non so se questo è il caso oppure no. E stessa cosa anche per quanto riguarda l'appetito. I primi 2-3 giorni veramente l'ho preso con un pasto e poi ero sazio per tutta la giornata e non avevo voglia di mangiare. Negli ultimi 2 giorni a me sembra che è tutto tornato un pochino normale. Quindi overall, in termini di esperienza personale, forse 5 giorni sono troppo poche, forse la dose era troppo bassa. Io penso che continuerò con questo prodotto, magari aumentando un pochino la dose, per vedere se noto le differenze più, diciamo, pronunciate oppure no. Per ora sono un pochino in forse, diciamo, almeno per quanto mi riguarda. Se tu vuoi provare questo prodotto, io ti consiglio di andare sul sito di NatureChem. Fanno i prodotti di ottima qualità, hanno tutti i test di laboratorio online, e se vuoi usare il codice Giulio20 avrai uno sconto sul tuo ordine. Però, ripeto, il prodotto è un tantino sottodosato a mio parere, non è per tutti, come ho detto. Se tu non soffri di questa cosa qui, non c'è assolutamente bisogno. Tutti gli integratori stanno ad integrare allenamento e dieta. Però se soffri di stress, se hai problemi col sonno, se potenzialmente hai problemi di concentrazione e focus, e se hai problemi di rispettare le tue calorie e stare a dieta, allora il 5-HTP secondo me è molto più importante che ad esempio un termogenico, che quello che fa il termogenico è semplicemente un boost di caffeina, quindi sei tutto tipo in ansia, ti muovi tanto. Questo è letteralmente l'opposto: zero ansia, rilassato, abbastanza fresco e aperto di mente e abbastanza euforico proprio, non so come spiegarlo, è tipo una sensazione strana, e dovrebbe aiutarti anche con la sazietà con i pasti. Questo è tutto per il video di oggi, spero che sia stato utile e informativo.
questo non è un invito a tipo andare a prenderti qualsiasi integratore, se, solamente se tu rispecchi appunto le caratteristiche che ho appena detto. Se hai una domanda e vuoi sapere se per te te lo consiglio oppure no, lascia qua sotto nei commenti e spero che capiate che faccio questi video sia perché sono divertenti, sia perché mi piace fare la cavia e provare gli integratori, che perché magari possono essere utili ad alcuni di voi. Don't knock it till you try it. Questo è tutto da parte mia, ringrazio NatureKind per questi prodotti, noi ci vediamo nel prossimo video.